Cartorobica Poloni fornisce tutto il materiale di consumo per tutte le attività commerciali, azienda leader per forniture di materiali di detergenza, pulizia e conservazione di prodotto. Vorrei dei cuochi importanti per cucinare i piatti più allettanti. Nah, poi vorrei invitare anche voi, cucinate con noi, dai. Vi aspettiamo in cucina con i nostri piatti esaltanti. Noi leggermente frizzanti, scattanti, pungenti e ogni giorno è leggermente frizzante. Grazie, grazie mille Carlo, Carlo Bresciani. Noi oggi siamo a Salò, sullo splendido lago di Garda, in una cascina meravigliosa, adesso la vedete tra le immagini, ma io chiacchierando con Carlo, che ho conosciuto alla cena dei cuochi, scopro oggi che tu sei il numero due in Italia della Federazione Italiana Cuochi, sono il presidente vicario e quindi un ruolo molto molto importante. Io mi inchino perché è veramente un onore. Grazie Carlo, che bello. Mi fa molto piacere, sono stato scelto dal nostro presidente per la mia simpatia, per la mia... Spero per la tua bravura anche. Capacità, per la mia coerenza, e quindi mi fa molto piacere. Salutiamo il presidente. Ciao Rocco, un saluto da Salò. Vieni a trovarci. Ogni tanto lui passa. Viene. Senti, veniamo invece al piatto di oggi, giusto? Cosa andiamo a cucinare oggi? Oggi faremo un primo piatto, un bel risotto, un risotto particolare, è un risotto al parmigiano con maialino croccante al sentor di cannella. È una creazione strana, una combinazione strana, ma anche questo è un piatto che piace molto al cliente, lo scelgono in tanti. Gli ingredienti sono? Il riso, io uso il vialone nano per questione di tempistica, cuoce in qualche minuto in meno del carnaroli, quindi vialone nano, la cipolla maturata che ho già cotto per velocizzare i tempi, burro, grana padano e il maialino cotto a bassa temperatura alla parte della pancia che poi diventerà croccante con una particolare cottura. Dove ti senti più forte, Carlo, nei primi o nei secondi? Devo dire che il primo piatto c'è più fantasia, facendo il primo piatto ci si sbizzarrisce di più, però a me piace fare tanto anche l'antipasto. Antipasti, va bene. Allora, sempre scaldare bene prima il tegame, questa qui è una pentola particolare, è antiaderente, con spessore molto alto, metto un po' di olio. Controlliamo se è degli agnelli, sì. Sì, è un nostro partner della federazione, ma oltre ad essere quello fa veramente un prodotto di qualità e quindi deve essere utilizzato. Si scalda bene il fondo. Baldassarre, Paolo e tutta la famiglia. Scaldiamo bene il fondo con il nostro olio di oliva extravergine, ripeto, della nostra cascina, perché gli ulivi sono sul nostro territorio, e appena caldo andremo ad aggiungere il risotto. Versiamo il riso, andiamo a scaldarlo, a tostarlo, e appena caldo sfumiamo con il chiaretto. Il chiaretto è uno dei vini più importanti del nostro lago di Garda, quindi utilizzo quello per dare un po' di senso del territorio. Sta bene anche il vino bianco, noi abbiamo il Lugano, ma il chiaretto è più vicino a noi. Io conosco bene questa ripa. Sì, Mattia Vezzola. Mattia. Ciao Mattia, quando è che mi inviti ancora? Lui è l'enologo di Bella Vista. Sì, l'enologo di Bella Vista, ma la sua cantina è Costa Ripa. Esatto. La troviamo qui a Moniga, esatto, a 10 km di distanza. La prossima volta lo invitiamo. Sì. Me lo dici prima, a sorpresa, no? Come Raspelli. Che è ancora qua con noi, state con noi perché Edoardo Raspelli, che è un mio grande amico, ogni tanto ci fa la sorpresa e partecipa al mio programma e io lo ringrazio sempre di cuore, perché avere comunque un giornalista così preparato è sempre valore aggiunto per noi.
ma anche un'attenzione particolare per noi cuochi. Mi fa venire un po' di ansia, assolutamente, no? Assolutamente sì. Ho fatto evaporare il chiaretto, bagno con un buon brodo, qui usiamo brodo di carne. Come avete visto non ho messo la cipolla, perché la cipolla l'ho fatta cuocere in modo particolare, la aggiungiamo appena comincia a sobbollire il brodo. Questo è proprio per velocizzare il servizio alla carta. La cipolla è qua. Adesso che ho bagnato con il brodo, vado ad aggiungere la mia cipolla che ho cotto sott'olio nel microonde per 7 minuti. Fatto questo, facciamo passare i nostri 10 minuti di cottura aggiungendo man mano il brodo e portare a termine il risotto. Sono passati i nostri 9 minuti, io do 10 minuti di tempo di cottura perché poi ci vuole ancora un minuto per mantecare, lo lasciamo riposare perché caldo caldo il riso non si può mantecare. Senti, nell'altra puntata, la scorsa settimana, mi hai accennato della tua influenza così un po' orientale perché tu ami il Giappone e hai fatto tantissime trasferte. Cosa hai imparato da loro? La precisione, l'attenzione, combinazione di tanti colori e certi sapori molto strani a noi, che sembrano molto strani ma che nella realtà in Giappone si mangiano abitualmente tutti i giorni. Fammi un esempio. Wasabi, che può stare in tutte le parti, lo zenzero, che può stare... Adesso stiamo un po', ecco, ci stiamo un po' orientalizzando anche noi. La prima volta che ho servito il sushi nel ristorante dove lavoravo era il 1996 e tutti erano stupiti. Se io tornavo da un viaggio, era il primo viaggio che facevo, mi ero specializzato in questo perché io frequento corsi durante il mio tempo libero in Giappone, le mie pause, vado a fare corsi e ho imparato 10 piatti che ogni tanto servono qui nel mio ristorante. Adesso è pronto, andiamo a mantecarlo e nel frattempo ho fatto croccatizzare la pelle di questo maialino che poi sarà il contorno di questo piatto. Per mantecarlo bisogna spegnere il fuoco, deve essere lontano da qualsiasi fonte di calore e poi aggiungiamo burro che ho smezzato come quantità sostituendo l'altra metà con l'olio di oliva, quindi burro, olio di oliva extravergine, e quindi quando voi sentite questa parola sta a significare extravergine di oliva. Noi professionisti lo usiamo spesso e lo scriviamo anche nelle nostre ricette. Quindi, hashtag Evo Francesca, ricordo. Aggiungo il mio grana padano. Zanetti, salutiamo anche la famiglia Zanetti. Oggi salutiamo tutti i nostri amici bergamaschi che fanno sempre parte dell'associazione Cuochi e ci danno sempre una mano nelle iniziative, vero? Sì, l'associazione Cuochi è provinciale, mentre invece io rappresento la federazione che è l'unione di tutte le 120 associazioni. Quindi vedete, ho mantecato bene, lontano dal fuoco, il burro deve essere molto molto freddo e dà questa cremosità al risotto. Se il burro fosse troppo caldo si separa e non è l'ideale. Perché cuoce? Perché si surriscalda, diventa liquido, mentre invece freddo si incorpora con il risotto. Risotto al grana padano con maialino croccante al sentor di cannella. Questo è uno dei piatti più venduti nel mio ristorante. Eh? Sì. Sì, ha fatto un grandissimo successo. Il risotto è uno dei piatti che io preferisco perché si presta a essere fatto in tantissimi sapori e poi ci viene molto bene. E qui c'è il fondo di carne del maialino aromatizzato alla cannella che dà questa sensazione particolare. Devo dire che sai che noi prima di tutto mangiamo con gli occhi e la presentazione è veramente eccezionale. Bravo Carlo. Due gocce di olio extravergine crudo sul piatto. Eccolo qua, il professor Raspelli è venuto a spiare, guarda qua. Regia, guarda un po' chi c'è. Salve, buon lavoro, no, l'ha già finito, buon appetito. Lo assaggeremo e vedremo quanto bene ci fa questo piatto. State con noi, il momento più gustoso tocca a noi. Vieni con noi però, che così racconti anche tu all'amico Edoardo la tua esperienza in Giappone, chi lo sa che magari viene con noi nel prossimo viaggio. Eccoli, che onore, siamo serviti direttamente dai gestori. Carlo! Ciao! Ciao, ben ritrovato dalla cucina alla sala. Ecco, questa è una delle salette della cascina Sanzago. Questa cascina è stata restaurata e ristrutturata. E questo è un
convento, antico convento del 1540, che viene stato distrutto da persone che hanno vissuto qui in modo abusivo, l'hanno bruciato e tutto, finché un giorno la famiglia Dubini ne divenne proprietario e pian piano ha cominciato a ristrutturarlo. Poi è divenuto un ristorante e da me è gestito. Infatti saluto Italo che ci ha invitato, appunto dalla famiglia, e con tanta cura bisogna dire, perché il risultato è eccezionale. La cascina è sempre piaciuta da quando abbiamo aperto, piace, è un rustico molto elegante, ha affascinato tutti i clienti che continuano a venire, quindi grazie anche a questa bellezza naturale che conquista prima il pubblico e poi noi li tratteniamo col cibo. Taglia cosa? Che cos'è? Corsa Ripa, Castelline, 13 gradi, di Moniga del Garda. Grazie, quindi vino del territorio. Esatto. E tra l'altro, l'abbiamo detto prima in cucina, tu non c'eri, è l'enologo di Bella Vista, il nostro amico Mattia Bezzola. Ah, sconosciuto, un enologo emergente. Esatto. Che ha il futuro davanti. E ovviamente Mattia Bezzola è uno dei più grandi enologi del mondo. Esatto. E il vino lo assaggio tra un secondo. Questo maialino è meraviglioso, meglio dall'elevatore, non suo, dello chef. Lo chef ha avuto il merito di averlo comperato con saggezza, accostato a questo risotto molto buono. La cannella, che prima mi rendeva un pochino perplesso, invece ci sta benissimo, anche perché l'ha messa ovviamente poco. Questa pellicina, eccezionale. Sì. Io tra 40 anni temo che diventerò vegetariano, però per il momento, perché comincio a avere qualche problema, non ridere, è vero! Comincio a avere qualche perplessità su certe cose a livello rido per tra 40 non so anni. Se scatologico, tra 40 anni, però 107 anni, l'età giusta per cambiare le proprio vegetariano. Detto questo, però questo maialino è meraviglioso. Grazie, mi fa piacere. Puoi mangiare tranquillo, abbiamo tutto il pomeriggio, devi sapere che qui c'è anche una splendida suite che, se non sbaglio, viene data a disposizione anche dagli sposi, perché questa è una location perfetta per i matrimoni, dedicata, vero? Dedicata agli sposi, si ferma a dormire dopo il loro evento e al mattino colazione e ripartono. Auguriamo lunga tranquillo, vita. Tranquillo, non ti tocco, però possiamo andare a riposare. No, voglio dire, ma ci sono a disposizione. Cioè, non mi tiro mica indietro. Non andiamo oltre, grazie! Ogni giorno è leggermente preoccupante.